Benvenuti nel nuovissimo campus del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI, Mendrisio Stazione. Facciamo una visita insieme in questo campus che contiene atelier e aule di studio per gli studenti e laboratori, oltre che naturalmente gli spazi di lavoro e degli spazi di condivisione, mense, biblioteche e la nostra materioteca. La materioteca è una biblioteca dei materiali. Serve come ispirazione per i nostri studenti e anche i nostri ricercatori che vengono qui, consultano questo catalogo reale di prodotti che vanno poi nelle finiture o negli elementi costruttivi di un edificio o di un'abitazione. Il Dipartimento, quindi questo edificio, ospita corsi di laurea bachelor nell'architettura di interni, architettura, in ingegneria civile, in comunicazione visiva e nella conservazione e restauro. E poi abbiamo anche tre percorsi master, ancora nel design, l'interaction design, l'ingegneria civile e il restauro. Naturalmente intorno alla didattica ci sono i laboratori di ricerca e gli istituti che hanno ricercatori che popolano i nostri laboratori sono dedicati alla qualità dei materiali, al loro utilizzo sostenibile nella costruzione, alle risorse energetiche sostenibili, rinnovabili e naturalmente all'ambiente. Qui ci troviamo all'interno del laboratorio di microscopia, che è il laboratorio del nostro settore, il settore di limnologia, e ci occupiamo di vari progetti che si occupano dell'ecologia delle acque, quindi ecologia dei laghi, ecologia dei corsi d'acqua. Ecco, in questo momento, per esempio, stiamo studiando il plankton del lago di Lugano. Stiamo guardando un campione del fitoplancton raccolto sul lago di Lugano questa settimana. Questo è un campione fresco e si può vedere al microscopio e al computer. I filamenti e le diatome. Siamo nella mensa, luogo di condivisione, luogo di incontro, un luogo che è stato negli arredi progettato anche dai nostri collaboratori nell'area del design. Il nostro dipartimento ha un'anima dedicata a questa disciplina e alle mie spalle si vede uno spazio espositivo che è dedicato proprio al design. All'interno di questi spazi, studentesse e studenti lavorano ed elaborano e studiano l'architettura anche attraverso il modello fisico e quindi abbiamo un certo numero di modelli che vanno dal modello di situazione, cioè il contesto nel quale un edificio viene inserito, fino a modelli più dettagliati in cui si possono anche analizzare elementi legati alla struttura, alla costruzione, alla qualità degli spazi. Questo è un luogo che ha delle trasparenze e una vicinanza di laboratori, aule e atelier che favoriscono lo scambio delle idee, favoriscono la permeabilità tra docenti, ricercatori, studenti. Ecco, si può circolare, vedere cosa stanno facendo i colleghi, gli studenti possono vedere dentro i laboratori, insomma, è un luogo che ha proprio le caratteristiche dell'università come luogo di pensiero aperto.